e voce che parla ancora con la vita. E questa sera sentiamo ancora forte la voce di Antonio Montinaro, colui di Rocco di Cillo e di Vito Schifani, tre pugliesi andati a morire per la libertà, per la giustizia, per la democrazia intera di Sicilia. Sentiamo forte la voce di Giovanni Falcone e di Francesca, che loro proteggevano con grande generosità e con grande impegno. Ecco, chi muore per un valore più alto della sua stessa vita, diventa qualcuno che propone vita nonostante tutto. E questi amici, che non ci sono più, con loro sacrificio ci propongono vita. Ci propongono vita. E chiedono a noi di colmare la nostra vita, di senso, di significato, di impegno. E di non dimenticarci che il mio modo di fare memoria, di ricordarmi, è quello veramente di impegnarci di più tutti, perché si costruisca sempre più giustizia e si cerchi sempre più verità. E che nessuno si dimentichi che non c'è giustizia senza ricerca della verità. Ecco, questa sera qui ho visto altri amici cari, ma proprio tanto cari, che portano con sé fatica e speranza, ferite perché hanno perso le persone care, anche loro morte, uccise, dalla violenza criminale, tutti morti per la democrazia, per la libertà, per la giustizia del nostro paese. Allora preghiamo, preghiamo veramente insieme al Signore che ci dia a tutti una bella pedata, la pedata di Dio, la pedata di Dio di cui tutti abbiamo tanto bisogno per scuoterci sempre. Avete sentito questa stupenda lettera di San Giacomo Apostolo, che è stata letta così con grande intensità? E avete certamente colto le ultime parole di questa lettera, che dice: un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. E allora, in questo momento che noi vogliamo veramente sentire vivo il nostro Antonio Montinaro, i suoi compagni, di quell'impegno generoso, di adempimento del loro dovere, ma capaci di assumersi oltre misure il senso della loro responsabilità. Ha ragione, un frutto di giustizia viene seminato nella pace, però che per loro che fanno opera di pace, perché loro facevano opera di pace. E questo seminare che mi sembra importante e che ci ricorda San Paolo quando scrive ai Corinzi e dice: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. Chi semina largamente, con larghezza raccoglierà. Dio ama chi dona con gioia. E allora, amici, voi avete capito che siamo chiamati tutti a seminare la nostra vita, a metterci in gioco, a vivere il paradosso di colmare la vita di vita, cioè di senso, di significato, di impegno, di attenzione alle nostre cose ma anche agli altri. A non dimenticarci che riconoscere gli altri vuol dire riconoscere se stessi. Accogliere gli altri vuol dire accogliere se stessi. Vuol dire non dimenticarci che la diversità è il sale della vita. E la diversità non deve mai diventare avversità, ma è una grande ricchezza. Noi siamo chiamati a seminare con la nostra vita, con il nostro impegno, con il nostro metterci in gioco. E proprio San Paolo ammonisce: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. Allora forza, dobbiamo seminare largamente, con larghezza, e Dio ama chi dona con gioia, e chi ha perso la vita per la giustizia. E questi amici che noi questa sera qui ricordiamo,
Dio li ama e li ama perché hanno donato con gioia, con grande responsabilità, con grande impegno la loro vita. Ma c'è il profeta Isaia che ci ha detto delle parole dure che noi vogliamo ricordare questa sera, che devono graffiare dentro le nostre coscienze, che devono diventare lo stimolo per impegnarci di più in un orizzonte di normalità del bene e del coraggio. Sì, dobbiamo sentire coraggio in un orizzonte di bene per continuare a seminare in modo abbondante con la nostra vita, con le nostre scelte, con il nostro impegno. E cosa dice Isaia? Quali sono le sue parole dure, forti, che voi già conoscete, che io non mi stanco mai di ripetere? Quando Isaia dice: non mi terrò in silenzio, non mi darò pace finché non sorga come stella la giustizia e la verità non mi splenda come campana. Non mi terrò in silenzio. Non teniamoci in silenzio, amici, anche noi. Non diamoci mai pace finché non riusciamo a costruire veramente giustizia e verità. Abbiamo bisogno di giustizia e di verità. Ed è importante questo forte richiamo di Isaia, di non tacere, di avere il coraggio della parola, della denuncia seria, attenta, rispettosa. Non possiamo tacere di fronte alla violenza, l'ingiustizia, le mafie, di fronte ai poteri occulti, di fronte a quelle forme di illegalità che tolgono la dignità e la libertà delle persone. Non mi terrò in silenzio. E l'invito del profeta Isaia: facciamolo nostro e continuiamo il nostro cammino a seminare, come ci viene indicato, perché il Signore è attento a tutto questo. Ed è molto importante questo. E ci ricorda ancora un altro profeta, di nome Geremia. E Geremia ammonisce, pensate, ammonisce, con delicatezza, ma poi ti dà una bella sperma, Geremia. Quando ammonisce dice che un giorno non dobbiamo batterci il petto perché siamo rimasti lontano dalla pace. E pace è sinonimo di legalità, di diritti, di libertà, di dignità umana, di giustizia. Che un giorno non dobbiamo batterci il petto per dire: oh mio Dio, se l'avessi fatto, se mi fossi impegnato, se non fossi stato la finestra. La più grande e drammatica povertà di oggi, certo la povertà materiale, la povertà sociale, certo la povertà culturale, la povertà delle speranze, ma la più drammatica delle povertà è veramente quell'indifferenza, quella delega, quel pensare che tocca sempre gli altri fare, questo chiedere sempre che gli altri si mettano in gioco. No, no, Geremia ammonisce che un giorno non dobbiamo batterci in questo petto dicendo: ah, se l'avessi fatto, perché siamo stati lontani da questo impegno, dall'assunzione di questa nostra grande responsabilità. Troppi silenzi, troppe omissioni accompagnano a volte la nostra società, ma anche forse anche un po' la nostra vita. E allora il Signore ci invita a rompere il silenzio, a rompere i silenzi complici, avere il coraggio sempre della denuncia e sempre la forza della proposta. Non basta la denuncia seria, attenta, rispettosa, che comincia dalle piccole cose di fronte alle ingiustizie, di fronte alle violenze che attraversano le nostre strade, anche la forza della proposta. E questo cammino si è fatto insieme. Si è fatto insieme, unire ciò che le mafie vogliono dividere, unire quello che la violenza criminale vuole dividere, unire quello che le varie forme di legalità vogliono spezzare, dividere, unire. Allora i sentieri giusti vanno sempre percorsi insieme, dobbiamo sempre camminare insieme.
e continuiamo a chiedere giustizia e verità, perché ce n'è veramente poca di verità oggi più che mai in tutti questi nostri percorsi. Assumiamoci di più, io e voi, oggi più che mai, la nostra quota di responsabilità. Responsabilità, voi me lo insegnate, vuol dire rispondere, vuol dire mettersi in gioco, vuol dire sporcarci di più le nostre mani, vuol dire che non giriamo la testa dall'altra parte, ma che ci fermiamo a riflettere, che ci assumiamo la nostra responsabilità e che ci impegniamo a cercare verità e a costruire giustizia. E allora voi capite questo augurio stupendo, bello, così semplice, come faceva il Signore che usava un linguaggio comprensibile alla gente che lo circondava. Che bellezza! Quando il Signore si rivolge anche a noi attraverso proprio Matteo nel suo Vangelo e dice: voi siete il sale della terra. Sì, siate, cerchiamo di essere insieme il sale della terra, di portare sapore in questa vita, in questo cammino, in questo modo di camminare insieme, in questa ricerca della verità, in questo costruire la giustizia. Ma dice di più: vi siete la luce del mondo. Che augurio stupendo che il Signore fa ciascuno di noi, di essere capace di illuminare la nostra vita, ma anche di illuminare quel nostro impegno, il percorso e la strada di tante altre persone. La strada oggi è salita, e voi lo sapete. Ma noi siamo qui per chiedere a Dio che ci dia una bella scrollata, che nessuno si senta mai a posto, mai arrivato, perché non gli oggi di fuori più le sue unghie per fare di più la propria parte, per graffiare un po' le nostre coscienze, ma anche per graffiare la realtà. La strada ci chiede continuità, continuità, corresponsabilità, condivisione. Costruire questo noi, costruire insieme tutti questi nostri percorsi. E allora, e al centro di tutto questo, ci sia la carità. Ma la carità deve essere sempre saldata con la giustizia. La carità è indivisibile dalla giustizia. È proprio Giovanni Paolo II, di una bellissima enciclica, che ci aveva ricordato che la carità è il cuore della Chiesa, che senza carità la Chiesa non è la Chiesa di Gesù Cristo. E lo so, anche nella Chiesa a volte ci sono un po' di problemi, di difficoltà, di fragilità. Noi chiediamo al Signore che aiuti noi a essere capaci di saldare carità e giustizia e di diventare capaci di fare in modo che nella Chiesa non venga mai meno questo cuore grande, capace di amare, di andare incontro agli altri, di saldare veramente la terra con il cielo, di vivere quelle beatitudini, quel fame e sete di giustizia. E poi il nostro grande, indimenticabile, Tonino Bello. Non lo possiamo mai dimenticare, perché è entrato nella nostra vita, ha reso grande questa meravigliosa terra di questa vostra terra meravigliosa. Uomo di questa terra, profeta, profeta, amico dei poveri e degli ultimi, un grande lottatore per la pace, per la libertà, per la dignità, per la giustizia. Ed è proprio Tonino Bello che invitava la sua gente a seminare largamente, perché con larghezza avrebbero raccolto. Proprio lui che invitava la sua gente a non doversi poi battere il petto, perché si erano stati lontani da quell'impegno, da quel coraggio, da quel mettersi in gioco. Proprio lui che ha insegnato alla sua gente a non tenersi in silenzio, a non darsi pace, perché ci fosse giustizia e verità. E Tonino Bello ci diceva che la parola di Dio non si annuncia con le parole soltanto, si annuncia con la vita, con i fatti, con i gesti. Sì, non basta dire Signore, Signore. Vi prego, non basta dire Signore, Signore.
Il Signore ci chiede di darci una mossa, di sporcarci di più le mani, di metterci in gioco. Non è che tutti siamo chiamati a fare tutto. C'è chi esprime questo in un modo che nell'altro. E noi, ricordando Antonio Montinaro e con lui Rocco Ricillo, Vito Schifani, ebbene, loro hanno speso la vita, hanno seminato e oggi chiedono a noi di non fare memoria, ma che il miglior modo di ricordarli, di sentirli vicini, è quello di veramente di impegnarci di più tutti, di impegnarci di più tutti. E in questa preghiera, questa sera, per me c'è la mamma, la grande mamma, che non c'è più. Siamo andati, mi chiedo scusa, in ritardo, al cimitero a salutare la mamma del nostro Antonio Montinaro e delle sue stupende sorelle e fratelli. Lì sui silenzi, ma quei silenzi di quella donna hanno parlato, quel dolore ci ha provocato in un senso propositivo. E nel suo silenzio, ma anche quegli occhi profondi, quella ferita che non si è cancellata mai, ma che ci è diventata per noi stimolo, veramente, a metterci di più tutti in gioco. Sono contento che questa sera a pregare con noi ci sia Angelo Corpo, collega di Antonio Montinaro, di Rocco Ricillo, di Vito Schifani. Era sulla terza auto, è sopravvissuto ed è qui. Ha visto morire i suoi colleghi, ha visto morire il magistrato per cui impegnava generosamente la sua vita in quel servizio per la democrazia del nostro paese. Ha visto morire Francesca Morvillo. Lui è sopravvissuto, è qui questa sera con noi e ringraziamo Dio che possa essere qui con noi a saldare, darci una mano, a saldare proprio la terra ancora una volta con il cielo. E allora un frutto, come ci ricorda proprio Giacomo, un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Auguro a voi, come auguro a me, con tutti i miei limiti e le mie fragilità, di coltivare sempre, ma proprio sempre, essere seminatori di pace, cercatori di verità, costruttori di giustizia.